Per il ponte del 1° maggio il rischio è che le scuole possano rimanere chiuse sino al 4 se gli insegnanti aderiranno ad uno sciopero. In Abruzzo le scuole saranno chiuse il 30 e il 1° ovviamente. Gli studenti rischiano però di rimanere a casa quasi per una settimana a causa di uno sciopero previsto per i giorni 2 e 3 maggio. Secondo il calendario scolastico, le regioni con scuole chiuse sia lunedì 30 aprile che martedì 1 maggio sono diverse. Tra queste c'è anche l'Abruzzo. In Abruzzo, però, il ponte rischia di diventare un maxi ponte perché c'è uno sciopero della scuola, indetto da ANIAF e SAESE, che potrebbe prolungare il ponte del 1 maggio sino al 4 maggio. Lo sciopero, infatti, è previsto per le giornate del 2 e 3 maggio e se le insegnanti dovessero aderire, i studenti rimarrebbero a casa per quasi una settimana, dal 30 aprile al 4 maggio. Il calendario scolastico delle diverse regioni non segnala invece la chiusura delle scuole 26 e 27 aprile, giornate successive alla festività del 25 aprile.